Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per non perdere le novità. E se desideri guardare i video senza pubblicità, clicca su Abbonati. Buona visione! La parte che Dio aveva assegnato ad Adamo, quando lo aveva emanato, gli aveva impresso un carattere indelebile. La potenza conferita all'uomo Dio era così grande che, nonostante la sua stessa prevaricazione, egli era ancora superiore ad ogni altro spirito si è emanato, si è emancipato. Così, il minore, al contrario, non ha affatto perduto questa comunicazione. Egli ha conservato la facoltà e la potenza prima che aveva ricevuto sin dalla sua emanazione nel corpo universale. La severa punizione che lo colpì lo indusse a pentirsi. Adamo si pentì della sua colpa e Dio ebbe pietà di lui. Non lasciò Adamo sullo stesso piano dei minori demoniaci a cui era sottoposto. Si riconciliò spiritualmente con lui, ristabilendolo nelle stesse virtù e potenze che aveva prima contro gli infedeli della legge divina. Con questa riconciliazione, Adamo ha avuto una seconda volta dei poteri pro e contro ogni essere creato. Ma l'Adamo terrestre, avvilito ed immerso nella materia, non poteva più pretendere al possesso integrale dei privilegi di cui aveva goduto l'uomo Dio nello stato di innocenza. Così il Creatore non gli restituì che una potenza inferiore a quella che possedeva prima del suo crimine. La caduta di Adamo, come quella dei primi spiriti, ebbe conseguenze universali. Gli spiriti emanati, che già avevano sofferto a causa della rivolta dei loro fratelli, furono doppiamente colpiti dalla prevaricazione di Adamo e dal perdono che gli fu accordato. Essendo la prevaricazione infinitamente più grande di quella dei demoni, questi stessi spiriti, abitanti dell'immensità divina, risentirono allora un'attrazione ancora più forte della prima volta, e questa maledetta operazione dell'uomo provocò su di essi un nuovo cambiamento nelle loro leggi d'azione e di operazione, cioè che nell'istante del crimine di Adamo il Creatore fece forza di legge sugli esseri spirituali della sua immensità e le loro leggi d'azione e di operazione non furono più le stesse quali erano, non solo prima della prevaricazione dei primi spiriti, ma al tempo dell'emanazione del primo uomo. Come questi pagano il tributo alla giustizia dell'Eterno per la prevaricazione del primo minore commessa al centro dell'universo temporale, così gli abitanti del mondo divino pagano il tributo alla giustizia del Creatore per l'espiazione del crimine dei primi spiriti. Poiché il guardiano preposto alla prigione degli spiriti perversi aveva dovuto abbandonare il posto per indegnità, gli spiriti buoni, da soli, dovettero assicurare la sorveglianza sui due mondi inferiori al fine di impedire agli spiriti perversi di abbandonare il proprio luogo di esilio. Inoltre, furono costretti a servire da mediatori tra Dio ed il minore. Senza la prevaricazione dell'uomo, gli spiriti divini non sarebbero stati sottomessi che in un sol modo al temporale, per contribuire al mantenimento e alla durata fissa dell'universo. Con la prevaricazione dell'uomo, questi spiriti furono obbligati a contribuire alla riconciliazione e alla purificazione dei minori. Adamo, decaduto ma perdonato, si dimostrò indegno della divina misericordia poiché commise una nuova colpa. Quando Adamo e Eva furono usciti dal loro primo posto operante, ricevettero l'ordine di riprodurre delle forme simili alle loro, ma essi obbedirono con furiosa passione dei sensi della loro materia, che la divinità si rifiutò di cooperare alla loro opera. Così il primogenito loro, Caino, cioè figlio del mio dolore,
cadde in balia delle potenze demoniache, con grande disperazione di Adamo. Questa nuova punizione non provocò nel colpevole che un passeggero pentimento e presto ricadde nello stesso errore. Si abbandonò ancora una volta con Eva al delirio dei sensi, generando due figlie, Cainan e Aba prima. Poi, dopo un intervallo di 6 anni, altri 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. Tuttavia, il primogenito della seconda serie era stato generato e concepito conformemente ai desideri del Creatore. Adamo ed Eva cooperarono alla forma del figlio Abele, cioè senza eccesso dei loro sensi materiali. Così il Creatore non poté rifiutarsi di corrispondere alla loro operazione, assegnando alla forma che avevano operato un essere minore dotato di ogni virtù e saggezza spirituale divina. Adamo chiamò questo figlio Aba 4, cioè figlio di pace, o Abele 10, cioè figlio allevato al di sopra di ogni senso sul rituale. Ed egli fu uomo Dio giusto sulla terra. Caino, furioso di essere stato costretto a cedere il suo diritto di primogenitura ad Abele ed incoraggiato dalle due sorelle Cainan e Aba prima, pensò di operare un culto ai falsi dei e al principe dei demoni, affinché gli dessero una potenza superiore a quella che il Creatore aveva dato al fratello Abele. E, sopraffatto dall'odio, uccise Abele, fingendo di abbracciarlo. Il sangue espiatorio del giusto che il Signore aveva dotato della sua saggezza sigillò la seconda riconciliazione di Adamo con Dio. E nell'annunciare ad Eva la tragica fine del figlio prediletto, Adamo le manifestò che i suoi crimini erano stati espiati dalla vittima Abele, suo figlio. Ma l'uccisione di Abele aveva privato gli uomini di una luce che illuminava il loro oscuro cammino. Dio riversò i doni di quel giusto su un altro minore. Adamo dunque concepì con il gradimento del Creatore una terza posterità che chiamò Set, che vuol dire ammesso alla posterità di Dio. E lo stesso Creatore istruì per mezzo del suo inviato Eli, il santo uomo Set, sui segreti mezzi spirituali divini che contenevano e dirigevano tutta la natura, sia materiale che spirituale. Dalla terza posterità di Adamo, la sorte dell'umanità è fissata per sempre. Lo schema e i personaggi del dramma, che si svolgerà fino ai giorni nostri sulla Terra, sono delineati per la durata dei tempi. Il genere umano è composto di 2 classi. Discendenti di Caino e posterità di Set. I primi sono i reprobi, i prigionieri della materia. Abili nelle arti utili, imparano a costruire le città, a fondere i metalli, a sfruttare le miniere, a cacciare gli animali selvatici, ma il Signore li lasciò peregrinare nelle tenebre spirituali. Dopo che il diluvio avrà distrutto la prima umanità corrotta, la razza maledetta rinascerà con i discendenti di Cam. I secondi appresero da Set a praticare il culto gradito a Dio, ma questi prediletti del Signore furono deboli come il primo uomo. La discendenza di Set si unì, nonostante il divieto divino, con le figlie degli uomini, cioè le figlie concubine della posterità di Caino, e decadde da tutte le conoscenze spirituali divine che Set le aveva comunicato. La storia del popolo ebraico non sarà che il racconto particolareggiato di quelle cadute, seguite da pentimento e riconciliazione effimeri.
Gli ebrei, sebbene illuminati a varie riprese da un inviato divino, dimenticarono presto le sublimi verità ad essi rivelate. Allora persero ogni comunicazione con Dio e intere generazioni si smarrirono nelle tenebre, fino a quando non apparirà un nuovo profeta il cui insegnamento non potrà avere un successo più duraturo. La Bibbia, interpretata correttamente, ci informa del destino del minore che fa parte della discendenza di Set. Spirito caduto dal cielo, la sua decadenza non è mai definitiva. Ogni forma corporea è sempre un caos per l'anima spirituale divina, perché questa forma di materia non può ricevere la comunicazione dell'intelletto spirituale divino, non essendo che un essere apparente. Al contrario, il minore, con la sua emanazione, è suscettibile di ricevere ad ogni istante questa comunicazione, perché è un essere eterno. Egli può essere reintegrato anche in questo mondo, nella condizione in cui Dio aveva posto Adamo dopo la seconda riconciliazione con lui, e godere dei privilegi che allora erano stati accordati al padre di Abele sacrificato. Questa riconciliazione deve essere il fine supremo di tutti gli sforzi del minore, ed egli stesso deve impegnarsi sulla via della salvezza. È essenzialmente una volontà libera. I pensieri, buoni o cattivi, gli pervengono, è vero, da esseri distinti da lui. Il pensiero santo gli è suggerito da uno spirito divino, il pensiero criminoso da un cattivo demone. Ma conserva il libero arbitrio, poiché questi suggerimenti non sono volontà operante divina, e il minore è padrone di accoglierli o rifiutarli. D'altra parte, la prescienza divina non può costringere la volontà umana, poiché Dio non può prevedere le decisioni che prenderà il minore e gli atti che ne deriveranno. Se egli ha stabilito tutto ciò che esiste nell'universo con leggi immutabili, ha lasciato alla creatura piena libertà, dato che non ha in se stesso la prescienza e non prende parte alcuna alle cause seconde di questo universo. Infine, se l'uomo, immerso nell'atmosfera demoniaca di questo mondo materiale in cui respira ad ogni istante l'intelletto cattivo, non sembra in grado di poterli resistere, il Creatore ha ristabilito l'equilibrio distaccando dal cerchio spirituale divino uno spirito maggiore per essere la guida, l'appoggio, il conduttore, il consiglio ed il compagno del minore che emana e discende dall'immensità per essere incorporato nel cerchio di materia elementare, cioè il mondo materiale, per andare ad operare, secondo il suo libero arbitrio, nel cerchio terrestre. Così il minore può, nella lotta contro gli spiriti perversi, contrapporre a due deboli influenze cattive, spirito demoniaco ed intelletto cattivo, tre potenze spirituali forti che sono l'anima, dotata della conoscenza innata del bene, i suggerimenti dello spirito maggiore che sta presso di lui e l'intelletto buono. Ma se questa lotta vittoriosa contro le tentazioni demoniache e i legami della materia è una condizione preliminare e necessaria della riconciliazione, non basta ad assicurarla. Bisogna che il minore, per arrivare allo scopo, riceva l'aiuto del minore eletto. L'aiuto che gli reca il riconciliatore è duplice. Gli trasmette le istruzioni ricevute direttamente dal Creatore, relative al culto che deve essere offerto alla divinità con una operazione spirituale, e comunica agli uomini di desiderio, presso i quali è inviato. Comunica i doni che ha ricevuto, segnandoli con il carattere o sigillo mistico, senza il quale nessun minore può essere riconciliato,
giacché, non avendo ricevuto questa misteriosa ordinazione, resta, quali che siano i propri personali meriti, un minore in privazione, ovvero senza comunicazione con Dio. Ecco che questi esseri soprannaturali, i minori eletti, destinati dal Creatore a segnare gli esseri minori spirituali che devono accompagnare il trionfo della manifestazione della divina giustizia, hanno ricevuto nascita e vita temporale dalla sola volontà ed operazione divina. E sebbene la loro forma fosse stata emanata dalla posterità di Adamo, il minore che abitava quella forma era veramente un puro essere pensante, senza mai essere pensoso, perché l'Eterno gli manifestava la sua volontà con la visione di uno dei suoi deputati che gli annunciava, senza alcun mistero, quel che doveva fare per operare con esattezza la volontà divina. I minori eletti vivono ai margini della società umana per non essere contaminati al suo contatto. L'Eterno li toglie dai profani, li fa vivere lontano dai profani e dagli impuri permanenti della terra, ponendoli al riparo di ogni comunicazione intellettuale con i minori ordinari. Essi appaiono come delle meteore luminose durante l'eta. L'Eterno li richiama a sé per vie sconosciute e le generazioni che seguono non sanno che sono esistiti, poiché il Creatore tollera che questi mortali ordinari dimentichino, con il succedersi dei tempi, la memoria degli esseri e, ignorando la fissa dimora e la via presa per recarvisi, ignorino anche le loro opere, le loro azioni e le loro operazioni spirituali temporali. Così gli uomini di cui l'Eterno voleva fare i figli di Dio smarriscono ben presto il ricordo delle formule e delle cerimonie del culto divino che aveva loro insegnato l'ultimo minore eletto apparso tra loro. Essi trasgrediscono il divieto di contrarre con le figlie degli uomini, cioè i minori in privazione, delle unioni, sicché la loro posterità decadde da tutte le conoscenze spirituali divine, per cui si rende necessario l'invio di un altro profeta.